Chiudiamo l'anno tra i fornelli. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Vi siamo mancati, vi abbiamo lasciato un po' a pancino vuoto. Sì, abbiamo preso un po' di vacanze, questo ci siamo rilassati. Questo fine anno poche ricette, devo dire mea culpa, ho preferito riposarmi, ero stanca, non avevo neanche più l'ispirazione, quindi ho detto lasciamo decantare, tanto ricette ne abbiamo tantissime sul canale, rimanda, infatti Gabriele ogni mattina vi mandava una sorta di almanacco, vero? Con le ricette degli altri anni, che comunque sono sempre molto valide, cioè spesse volte dimenticate, ma quest'anno piccola pausa, però adesso riprendiamo alla grande e riprendiamo con un revival anni 80. Sì, una bellissima pasta, panna e salmone, voi direte sì, sicuramente è banale, la solita, che ci vuole? Sì, la solita musica, invece no, rimanete qui e guardate la ricetta. Ed eccoci pronti per il nostro revival anni 80 con pennette, panna e salmone, un po' rivisitate con gusti e sapori un po' più moderni. Allora, 125 g di salmone fresco, questo è un trancio che io ho comprato sul gelato e ho semplicemente sbollentato. Bravo. Basta farlo cuocere leggermente dopo il bollore e va velocemente, potete cuocerlo anche al vapore. Ci occorreranno anche mezza cipolla triturata, vi ho lasciato l'altra metà per farvi capire la grandezza della cipolla, poi 50 g di burro per soffriggere e il guizzo di novità è l'aneto che la moda ha importato. L'aneto! Sì, io questo lo compro o alla Tiger o all'IKEA. Sale quanto basta e del zest, altra novità, di limone, un modo tanto simpatico per dire che ci occorrerà un po' di scorzetta di limone grattugiata. Ma cos'è questo zest? Che cos'è? Poi come pasta potete scegliere o le farfalline o le pennette, io preferisco le pennette. Però, rigate, le farfalline è la morte sua, è la morte sua, però è la pasta giusta. Sì, lo so, però io non amo molto le farfalline. Ah, allora, quindi Belen, tu non la puoi fare. No, 400 ml di panna da cucina, questa secondo me è la migliore in assoluto, non è uno sponsor, ma è solamente... Ma consigli anche di prenderla, perché la mia verità aromatizza già il salmone. No, consiglio questa. Ai funghi la consigli? Quella funghi è buona, però consiglio sempre di aromatizzarla poi noi. Comunque 400 g di panna e 150 g di salmone affumicato. È una pasta non economicissima, ma velocissima, che è anche adatta al Capodanno. Quindi, come prima cosa, mettete sul fuoco la pentola per cuocere la pasta con abbondante acqua e una manciata di sale. Nel frattempo spostiamoci ai fornelli. Versiamo il burro e facciamolo sciogliere dolcemente. Attenzione a non fare bruciare il burro. Quindi fiamma leggera e lasciamo andare il nostro burro. Non appena parte del burro è sciolto, inserisco anche la cipollina, che così rosolerà dolcemente. Sempre in questa fase unisco un pizzico di aneto, così, fiamma bassissima. Ma aneto è il fratello di Anita? Fiamma bassissima, ignoriamo Gabriele e lasciamo cuocere dolcemente. Nel frattempo io faccio a pezzettini, tanto questo è ininfluente, poi dovrò frullare tutto, il mio salmone fresco e aspetto che la cipolla imbiondisca un po'. La cipolla sta imbiondendo, è il momento di versare il salmone lesso. Che odore buono, già così è buonissima la pasta, però noi andiamo di classicità. Lasciamo andare ancora un pochino e spostiamoci di nuovo sul piano da lavoro. Nei 150 g di salmone affumicato ne metto una piccola quantità, neanche 50 g, da parte e il resto lo taglio grossolanamente, ma tanto lo devo passare al mixer, faccio questo passaggio solo per agevolare poi l'omogeneizzazione della salsa. Essendo il salmone affumicato un po' filamentoso, prendo il mio mixer, verso dentro il salmone affumicato e verso anche i 400 g di panna da
per cucinare. Questa è una porzione per 4-6 persone, a seconda che queste siano golose o meno. Noi la facciamo per 4, ragazzi. Noi siamo golosi? Sì. Quindi verso anche il contenuto della mia teglia. Mi pare leggermente grassa questa no, pasta. No, non ti preoccupare. Certo, grazie che è grassa. Salmone, panna, burro, cosa vuoi? Okay. Light? Light! Salmone light non esiste. No. Quindi. Quello che potete fare è eliminare un pochino di burro, anche se gli dà un buon sapore, devo essere sincera. Comunque io lo elimino un po' di burro. Un pizzico di sale. E lo zest? Lo zest sul piatto. Amore, guarda, io ti insegno una cosa, vedi, devi anche... Ascoltami, devi agganciare qua, quindi è poi inutile che parti da qua per dire tu. Parti da qua e... Olè! E frullate. Voilà! Salsina pronta, rimettiamola un attimo sul fuoco e faccio andare per 5 minuti il composto fino a quando non so bolle, dopodiché spengo e attendo che la mia pasta sia pronta. Abbiamo buttato la pasta e la nostra salsina, come vedete, so bolle, cioè bolle sotto. E allora rimestiamola leggermente e spegniamo subito la fiamma, non fatela andare a bollore completo. E adesso aspettiamo di scolare la pasta e versarla in questo mare di delizia. Accendiamo il fuoco e mantechiamo ben bene. Dapprima mi aiuto col cucchiaio, poi la faccio saltare un paio di volte. Scendete la pasta un po' al dente, perché adesso continua a cuocere. Quindi, quando ancora la sentite bella duretta. Due saltini ed è pronta. Allontanati, si sa mai. Siamo pronti per impiattare. Vai. Ok, adesso sfiocchettiamo un po' di salmone sulla nostra pasta, un po' una grattugiatina di un limone non trattato, mi raccomando. Giusto un po' per rallegrare il palato, e il nostro piatto è bello e pronto. Ora vi lascio le foto e buon appetito! Questa pasta, signori miei, vi assicuro, è deliziosa. Un ricordo al passato e una papilla gustativa al futuro, perché sì, ha un sapore diverso. Non è dare nuovo lustro, è proprio un'altra cosa. Quindi basta pensare, ah no, che è vecchia la ricetta della pasta, panna e salmone. Invece no, con questo guizzo in più, col limone, col... come si chiama? Col grest di limone, grest? Quello estivo? No. Basta una spolveratina di buccia di limone, basta dell'aneto messo nella preparazione per sgrassare fortemente la panna, il salmone, che sono di per sé alimenti grassi. Le cose indispensabili per questo piatto, tutte, non trascurate neanche un ingrediente, perché mancare di un ingrediente varia il piatto, diventa un'altra cosa. La preparazione della panna insieme al salmone, quindi è stato legato. Sì. E poi dovete usare sia il salmone fresco che il salmone affumicato. Io prediligo i sapori autentici, quindi ho usato tutti gli ingredienti. A me non piacciono le panne aromatizzate, non molto bene. E quindi, donne, se vi piace il salmone, questa è la ricetta giusta. Allora, piace il salmone? A me tantissimo. A te piace il salmone? Brava. Tu bene. Sì, che sei un'intenditrice o un orso. Da zitto, questo è l'ultimo video del 2017, quindi noi vi auguriamo tanti auguri per un fantastico 2018. È una pasta buonissima anche per Capodanno questa, eh?
È una pasta buonissima sempre, quindi grazie a tutti quindi per le condivisioni, per i mi piace e per tutto quello che c'è stato dietro. Noi vi ringraziamo e ci rivediamo nel 2018 per un prossimo video. Ciao, augurissimi!